Ok, è decisamente strano. Ciao ragazzi, dopo 3 settimane passate in Inghilterra e in Galles a non fare video, eccetto per qualche vlog, sono tornata. E dopo aver usato la piastra per 3 settimane sono in astinenza e questo è il risultato. Se siete interessati a quello che ho fatto a Londra e in Galles, lascerò il link dei vlog nella descrizione. Ma ora passiamo a cose molto più importanti. Sapevo che la puntata cruciale di Pretty Little Liars sarebbe andata in onda quando... io non ero in grado di vederla e infatti non l'ho vista. L'ho vista solo oggi, il 26 agosto. Ovviamente nel mondo tecnologico in cui viviamo è impossibile scappare agli spoiler. E quindi sì, per quanto non lo volessi, la mia curiosità ha preso il sopravvento e sapevo già chi era. O meglio Charles. O meglio, vabbè, adesso ci arriviamo. Adesso vediamo un po' cosa ne penso di questa strabiliante puntata piena di colpi di scena. Ok, per prima cosa riviviamo un po' tutto l'intero episodio. Si tratta del ballo dell'ultimo anno delle ragazze e Alice compare perché viene presa da Charles. Così le 4 Liars incontrano Mona che stranamente è vestita da Red Coat e grazie alla sua mente brillante riescono a trovare Charles e Allison che si trovano a Radley. In seguito le Liars e Mona entrano in questa stanza piena di computer e schermi che probabilmente era la stanza che usava Charles per controllarle tutte. Una cosa che mi ha fatto abbastanza ridere è appunto quella stanza piena di schermi, computer. Non sembrava proprio Pretty Little Liars, sembrava uno di quei film d'azione. In effetti mi sono sempre chiesta come Charles potesse controllare così le ragazze e vedere dove fossero. A quanto pare l'abbiamo scoperto. Comunque in questa stanza si accende uno schermo e le Liars riescono a vedere Allison e Charles, che come saprete è niente di meno che... No. Ok, anche se so che già da un po' di tempo giravano delle voci che fosse lei, non ci ho mai creduto perché i pezzi non combaciavano. E devo dire di essere un po' delusa che sia lei. Per tutto questo tempo mi aspettavo che fosse stato Ren. Comunque, vogliamo parlare dei primi piani sullo schermo assurdi? Mi hanno fatto troppo ridere. Potevano semplicemente farli vedere in un televisore gigante invece di quello strano primo piano che davvero sembra uscito da uno di quei mondi distopici tipo Divergent. Poi vediamo stesi a terra Jason e il papà di Allison, che a quanto pare non sono morti, però non abbiamo ancora la certezza che siano vivi. E allora da qui Charles, ovvero Sissy, comincia a raccontare tutta la storia. Da come da piccolo gli piaceva mettersi i vestiti sua madre e giocare con le bambole, una passione che ancora al giorno d'oggi, e di come voleva bene ad Allison. Però questo suo affetto risulta poi pericoloso da parte dei genitori, soprattutto dal padre di Allison, così da farlo rinchiudere a Radley. Qui farà amicizia con Bethany Young, e se c'è una cosa che mi ha completamente sconvolto è quando Bethany spinge la madre di Toby giù dal tetto. E qui scopriamo che la madre di Toby non si è suicidata, ma effettivamente è stata uccisa da una bambina di 10-12 anni. Ok, non so se questo non è credibile, però io sono rimasta scioccata. Soprattutto quando poi Bethany ha fatto ricadere la colpa su Charles. What a bitch. Poi vediamo che Charles a questo punto diventa una ragazza e che si chiamerà Charlotte. Sinceramente non ho capito quando questo cambio di sesso è avvenuto, anche perché in un ospedale psichiatrico non penso che passi inosservato, però se l'avete capito scrivetelo nei commenti, magari mi è sfuggito qualcosa. A questo punto accadono delle cose molto strane o alquanto stupide. Tutti uccidono la persona che non volevano uccidere. Se vuoi fare un lavoro fatto bene, assicurati che la persona che hai ucciso sia effettivamente quella. E non stiamo parlando di sbagliare confezione di cereali, ma di uccidere una persona. Sissy colpisce Allison convinta che sia Bethany. E Mona uccide Bethany convinta che sia Allison. Uff. In tutto questo frambusto non si sa ancora chi ha ucciso Miss De Laurentiis. Scopriamo anche che Sarah è Red Coat e la vedova nera. Sospettavo fin dall'inizio che Sarah c'entrasse qualcosa, però non che fosse davvero l'aiutante di Charles, anche perché si vede solo nell'ultima stagione e sarebbe stato più plausibile se fosse stato Ren o Melissa o Jenna. Parlando di loro, che fine hanno fatto? Davvero non c'entra niente con tutta questa storia? Non so voi, ma a me piacevano abbastanza Melissa e Jenna e quindi mi dispiace che non abbiano avuto niente a che fare nell'ultimo episodio. Oppure vogliamo parlare anche di quello che è successo a Maya o del NAT Club, quello non si è mai spiegato, o di Ian. Ovviamente la scelta di Sissy come A non era stata pensata fin dall'inizio, quindi tutte queste domande probabilmente rimarranno irrisolte. Oppure Sissy ha ucciso tutti perché le andava ed era matta. Alla fine della puntata vediamo che Sissy vuole far esplodere il Radley con Allison all'interno e quindi mi chiedo se le voglia così tanto bene come dice, perché vuole ucciderla. Ma visto che Spencer è così intelligente da sconnettere i fili, Sissy decide di buttarsi giù dal tetto, ma alla fine non lo fa e quindi game over Charles. Le ragazze sono così libere di andare al college, tranne Allison che decide di restare a casa. E io pensavo che sarebbe finita qua, ma invece ci catapultiamo 5 anni nel futuro, in cui Allison è un'insegnante alla Rosewood High e
Sta scrivendo sulla lavagna il suo cognome e non è di Laurentiis, ma è qualcosa con R-O e quindi si è sposata, ma ovviamente non sappiamo con chi. E poi improvvisamente entrano nella classe delle ragazze e le dicono che qualcuno sta venendo per lei, nel senso che la sta cercando, la vuole uccidere, non lo so. Un'altra cosa strana è il rapporto tra Sissy e Jason, ovvero tra fratelli che stavano insieme. Ovviamente non è successo niente tra di loro, però dovevano inventarsele tutte. E ci vogliamo forse dimenticare delle madri che sono ancora chiuse nello scantinato? Spero che siano riuscite a uscire. Quando ho scoperto di Sara mi è venuto da dire: povera Emily. Santo cielo, non ne va mai bene una. Credo che quella più normale, tra virgolette, a parte l'inizio, è stata Paige. Però ho mandato indietro 2 o 3 volte la parte in cui Emily dà uno schiaffo a Sara. Go Emily, go! Ok, questa era la mia recensione dell'episodio 10 della stagione 6 di Pretty Little Liars e la conclusione è che per quante delusioni ci siano state e per quante domande ci siano ancora aperte, non smetterò mai di consigliarvi questa serie TV perché è fantastica. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi dell'episodio così che possiamo commentarlo insieme. Ok, sono felice di essere stata qui a fare ancora video per voi e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!